Buonasera e benvenuti al TG di AAJTV. Ignoti sarebbero penetrati nelle notti scorse nel casolare di Villa Piana, dove il 27 aprile scorso si è consumato il duplice omicidio di Vincenzo Genovese e della figlia Rosa, assassinio che vedrebbe come responsabile Domenica Ruggiano, moglie e madre delle due vittime. A scoprire la violazione dei sigilli applicati dalla polizia giudiziaria ai cancelli dell'abitazione sarebbe stato un familiare delle vittime che si reca lì periodicamente per accudire gli animali dell'azienda agricola. Al momento gli inquirenti indagherebbero per capire se il gesto sia stato compiuto per il tentativo di furto, essendo noto a tutti che l'abitazione è attualmente disabitata, oppure se si tratta di un'intrusione al fine di inquinare la scena del crimine. Sembrerebbe infatti che nei prossimi giorni il casolare sarebbe dovuto essere oggetto di un nuovo sopralluogo da parte dei consulenti del PM, il criminalista Luca Chianelli e l'anatomopatologo Walter Caruso e degli specialisti del RIS dell'Arma. Ed era fissata per oggi, 18 maggio, presso l'aula bunker di Castrovillari, l'udienza del maxi processo penale, noto a tutti con il nome di maxi operazione antidroga ANIE, che vede 31 soggetti coinvolti, accusati di associazione a delinquere dedita al traffico e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. L'udienza scorsa è stata dedicata all'esame dei tre testi adotti a difesa dai difensori degli imputati per scardinare le accuse mosse ai loro assistiti dalla pubblica accusa. Oggi si sarebbe continuato con l'ascolto di tutti gli altri testimoni indicati dai difensori. L'operazione ANIA è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro con l'ausilio delle forze locali dell'ordine, che hanno svolto una capillare attività di indagine durata svariati mesi, fatta di intercettazioni telefoniche ed ambientali inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Piana di Sibari. Il giudice penale, la dottoressa Francesca De Buono del Tribunale di Rossano, ha assolto perché il fatto non sussiste il 38enne rossanese MC dall'accusa di aver violato la normativa circa la legislazione imposta ai soggetti sorvegliati speciali. MC, difeso dagli avvocati Zaccarese e Vena del foro di Rossano, era stato deferito presso la Procura della Repubblica di Rossano perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non ottempava alle prescrizioni ivi impostegli. Infatti, dal controllo effettuato dagli agenti del commissariato di polizia di Stato di Rossano il 12 ottobre 2009, notavano che all'interno di un noto ristorante della città bizantina era in corso un ricevimento ed MC colloquiava con 14 persone con le quali, secondo il suo status di sorvegliato speciale, non poteva accompagnarsi. In sede di arringa la difesa ha evidenziato come l'uomo si trovasse all'interno di un esercizio aperto al pubblico e quindi frequentabile da chiunque, per cui mancava la prova dell'associazione richiesta e soprattutto dimostrato al giudice come l'imputato non avesse l'abitualità alla frequentazione con soggetti pregiudicati e quindi chiedevano di assolvere l'uomo dal reato a lui attribuito perché il fatto non sussiste, tesi poi accolta dal giudice monocratico. A Roseto Capospulico, a seguito dei continui episodi di furti nelle abitazioni, i cittadini esasperati chiedono lumi circa la mancata attivazione del servizio di videosorveglianza, nonostante le telecamere siano state installate già da tempo nei punti strategici del territorio. La cittadina ionica, come l'intero territorio dell'Alto Ionio Cosentino, era considerata fino a qualche anno fa un'isola felice che non conosceva fatti di microcriminalità. Episodi oggi sempre più frequenti, specie nelle aree periferiche e scarsamente abitate.
Attraverso una nota stampa a firma di Walter Astorino, presidente dell'Assopec, l'associazione dei commercianti di Trebisacce rende noto il suo disappunto verso l'abusivismo commerciale che si sta proliferando in ogni angolo della città, con bancarelle illecite di ogni genere. Ma seguiamo il servizio di Antonella Gatto. L'associazione dei commercianti di Trebisacce, Assopec, attraverso una nota stampa del suo presidente Walter Astorino, torna a denunciare il diffuso abusivismo sia nei pressi dell'ospedale Guido Chidichimo sia lungo il lungomare, soprattutto in questi mesi estivi. Non è ammissibile che delle bancarelle ostruiscano parzialmente l'accesso all'ex pronto soccorso e attuale sede del punto di primo intervento. Oltre che un pericolo, scrive Astorino, è un abuso ed un oltraggio morale verso una struttura sanitaria che è stata per anni un punto di riferimento importante per l'Alto Ionio. Ma ormai, continua Astorino, da anni l'anarchia commerciale regna sovrana nel nostro paese. Del resto, all'ingresso dell'ex ospedale esiste da anni una bancarella a sede fissa, così come altri venditori abusivi che stazionano più o meno sempre nelle stesse postazioni, le migliori di Trebisacce, in totale spregio di ogni sistema di convivenza civile e di rispetto alle regole. Poi Astorino ricorda come le aiuole del lungomare siano anch'esse occupate da bancarelle nella più totale indifferenza, con i gruppi elettrogeni alimentati a benzina o con allacci abusivi alla rete dell'illuminazione pubblica. Ma a questo punto, conclude Astorino, l'anarchia deve finire. Il nuovo sindaco, Franco Mundo, si è impegnato a sradicare la mala pianta dell'abusivismo. E noi siamo certi che applicherà con regole le misure necessarie al ripristino della sovranità territoriale del nostro paese. Sappiamo che ci vuole tempo, ma bisogna pur sempre cominciare. Da parte nostra c'è l'impegno a vigilare e segnalare e invitiamo così tutte le altre forze del territorio a fare altrettanto, senza reticenze e senza omertà, affinché i trebisaccesi ritrovino l'orgoglio e la dignità nell'appartenenza alla propria terra. Queste le parole di Walter Astorino, presidente dell'Assopec, Associazione dei Commercianti di Trebisacce, che attraverso una nota stampa rende noto il disappunto verso ogni forma di abusivismo commerciale. E questo anno è giunta la quarta edizione la Notte Europea dei Musei, evento patrocinato dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa. E per l'occasione, nella notte tra il 19 e il 20 maggio, il Museo Archeologico Nazionale Vincenzo La Viola di Amendolara, che ospita reperti che vanno dalla Magna Grecia all'antica Roma, nonché a quelle bizantine, e il Museo Onlus Ludovico Noia di Arte Olearia e della Cultura Contadina nel Centro Storico di Trebisacce, resteranno aperti per essere visitati in modo originale dalle 20 alle 2 del mattino il primo e dalle 18 alle 2 del mattino il secondo. Il 16 maggio si è tenuta una festa della lettura alla Lamezia Terme dal titolo La Calabria oltre la mafia, organizzata dall'associazione Sinergie Culturali presieduta da Don Natale Colafati. Coinvolte numerose scuole calabresi e sono state premiati i migliori prodotti realizzati dagli studenti e degli alunni della regione Calabria. La premiazione è arrivata anche per le classi quinta G e quinta H del terzo circolo didattico di Corigliano, alla presenza dell'assessore Caligiuri e del direttore regionale USR Calabria Francesco Mercurio, per il DVD che documenta la performance teatrale sulla legalità, un progetto dello scorso anno scolastico dal titolo Eroicamente Liberi. La giuria ha così commentato il premio: promuove la costruzione di un'identità partecipata nel rispetto della persona umana, agendo sull'esperienza quotidiana e sui canali mediatici più vicini alle nostre, alle nuove generazioni. Le classi vincitrici utilizzeranno il premio di 200 euro di buono libro per la biblioteca di classe. Al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Calabro andrà in scena la nuova commedia in due atti dal titolo Avi Sitting di Metidi. Lo spettacolo, presentato dall'Associazione Culturale Teatrale Vincenzo Tieri, è previsto alle ore 21 del giovedì 24 maggio e 25 maggio prossimi.
e torna all'appuntamento con il progetto Il libro, scrigno delle parole e viaggio nella vita, liberamente, promosso dal Comune di Corigliano Calabro in qualità di ente gestore della biblioteca e finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del FUC 2010 per incentivare la lettura. Questa volta con la scrittrice Francesca Meandri che illustrerà il libro dal titolo Più alto del mare, il 25 maggio alle ore 11 presso il Teatro Comunale Valente. Subito dopo è previsto un dibattito con gli studenti degli istituti superiori del comune proprio per diffondere la lettura tra i giovani. Ed ora passiamo alle informazioni meteo. Pressioni medio-alte interessano il sud-ovest, garantendo bel tempo seppur con transito di nubi alte e stratificate, trasportate dalle correnti occidentali con possibilità di piovaschi sulla Calabria meridionale. Temperature in rialzo, venti in ulteriore rinforzo da est-sud-est con mari mossi o molto mossi ad ovest, poco mossi ad est. E questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui, io vi auguro una buona serata e vi do appuntamento all'edizione di domani. Buonasera.